Ciao a tutti dal vostro Marco Follese. Spettacolare pareggio tra Genoa e Parma per 3-3 nella quarta giornata di campionato di Serie B. Reti per il grifone di Frendrup, Hefti e coda su calcio di rigore, mentre per il Parma gol di Inglese, autogol di Dragusin ed Estevez. Diciamo, è stata una bellissima partita, una delle più belle che ho visto negli ultimi anni. Nel primo tempo parte forte il Parma, che crea qualche grattacapo alla difesa del Genoa, che però riesce a passare in vantaggio con un gol di Frendrup dopo una traversa di Jagiello e si porta in vantaggio. Dopo un paio di minuti il Parma pareggia con un gol alla Ole Benji, il famoso cartone animato giapponese degli anni 80-90. Rovesciata al limite dell'area di un giocatore del Parma, che becca la testa di Inglese e mette la palla sotto l'incrocio e pareggia 1-1. Inaspettatamente il Parma passa in vantaggio poi su un autogol, tiro di un giocatore del Parma che becca il petto di Dragusin, spiazza il portiere Martinez e così vanno in vantaggio per 2-1. Il Genoa non molla e a 5 minuti dalla fine del primo tempo riesce a pareggiare con Hefti dopo una bellissima azione corale. E a quel punto il pareggio era giusto. Nel secondo tempo si vede un grandissimo Genoa, fatto di possesso palla, corsa, fraseggi, e passa meritatamente in vantaggio sul calcio di rigore assegnato dall'arbitro per farlo su Hefti netto. E in vantaggio per 3-2 il Genoa controlla tranquillamente, creando anche altre ottime occasioni, un gol annullato ad Ekuban, contropiedi sbagliati con tiri fuori di poco, parate del portiere. Il Parma non riesce proprio a tirare in porta. Verso il 70esimo Mr. Blessi cambia due attaccanti, per me scelta sbagliata, anche perché stavano giocando veramente bene. Cambia coda a Ekuban ed entrano Yeboah e Yalcin. Il Parma sale un po' di tono, solo che non crea occasioni. Il Genoa continua a fare i contropiedi, ma gli sbagliano i gol. 89esimo, c'è un calcio d'angolo per il Parma che pareggia con Estevez. Pareggio ingiusto. Il Genoa strameritava la vittoria, soprattutto per il secondo tempo, dove ha giocato veramente, veramente bene. Lo dicono anche i giornali, la Gazzetta dello Sport. Anche da Parma ho visto dei commenti dove dicevano che il Genoa meritava la vittoria, che la squadra più forte, ed è vero. Secondo tempo è stato veramente, veramente bello. Secondo me cosa ha cambiato la partita possono essere stati i cambi, ma non perché il Parma dopo i cambi ha attaccato, ha creato occasioni, perché i giocatori che sono entrati non hanno dato il meglio di sé, soprattutto Yeboah, che in due o tre contropiedi è stato troppo egoista, non ha passato la palla, cercava l'azione personale, cercava il gol personale, così non va bene. È già la terza partita che Yeboah entra e fa così. Secondo me si meriterebbe una ramanzina. E non capiamo perché Mister non ha fatto entrare Aramu gli ultimi 20 minuti, che ma per farlo esordire. Strootman non ha giocato, Puskas non ha giocato, e questi cambieranno i giocatori meglio. Teniamoci il punto, secondo me a due punti persi in casa dopo Benevento e ieri contro Parma, però ci sta, il campionato è così, il calcio è così. 4 partite, 8 punti vanno benissimo, media di 2 punti. Adesso si va a Palermo, campo difficilissimo. C'è anche da dire che al Genoa al calendario le prime 5-6 partite sono difficili, squadre che si stanno che possono salire tranquillamente in serie, tranquillamente no, però si possono giocare la Serie A, tipo Venezia, Pisa, Benevento, Parma, poi avrai Modena, poi c'è il Palermo, poi c'è il Cagliari, prime 7-8 difficili, poi te la giochi. E vedo un grandissimo Genoa, e lo ripeto come ho detto venerdì in radio in diretta, secondo me il Genoa è la squadra più forte del campionato, ma non lo dico perché sono genoano, ma lo dico perché vedo le altre partite, vedo le rose, vedo come
come gioca il Genoa. Con questa vi saluto, adesso si va venerdì a Palermo, speriamo bene. Un saluto a tutti, vi aspetto alla prossima. Ciao da Marco.